Allora, quando una persona si risveglia, accade di tutto. Praticamente ti rendi conto che tante cose sono inutili, ti rendi conto che litigare, cercare di avere ragione è inutile, ti rendi conto che la gente ti allontana proprio perché ti sei risvegliato, perché tu cominci a dare fastidio agli altri, perché cominci a dire cose che per loro sono sbagliate, come per esempio non c'è bisogno di andare a messa perché non è peccato non andarci, perché i peccati non esistono, come gli omicidi, commette omicidi, o queste sono ovviamente cose forti, ci vuole tempo per capire queste cose, e come anche appunto gli omicidi, chi li commette c'è un motivo, c'è un karma tra quelle persone che si fanno determinate cose, come per esempio non esiste la persona che ti fa il tradimento perché quella persona che ti tradisce sempre per karma, probabilmente aveva con te un karma in cui tu in una vita passata, questa è un'altra cosa di cui parleremo, in una vita passata tu l'hai tradito o l'hai tradita, dipende. E quindi quella persona in questa vita, diciamo, ti fa provare cosa tu hai fatto provare a lei nell'altra.